Ai microfoni della Twin Sebastiani, coach Di Fazio. Allora, oggi una partita contro le Golpidienze, purtroppo la sua squadra è stata sconfitta. Quali sono gli aspetti da migliorare? No, gli aspetti da migliorare, dobbiamo essere bravi, specialmente nella seconda parte della partita, a non subire dei break, perché poi facciamo dei sforzi immensi per cercare di recuperare la partita, arrivando alla fine con la mancanza della lucidità necessaria per fare canestro. La prestazione della sua squadra, che non la conosciamo. La prestazione posso dire che è stata una buona prestazione, qualcuno non stava tanto bene, però poi alla fine si è riscattato verso la fine. Però poi lo sforzo è stato sempre uno sforzo intenso che, come ho detto prima, non siamo stati abbastanza lucidi per cercare di sfruttare dei vantaggi che ci hanno avuto, diciamo, alla fine. Abbiamo visto che il secondo quarto e il quarto quarto eravate in rimonta, poi come mai avete ceduto? Poi vabbè, oggi qualcuno non stava tanto bene, tipo Porfido e Pietrosanta, che Pietrosanto si è riscattato un po' alla fine, però i primi due quarti ha fatto un po' fatica. Porfido oggi un po' meno del solito, e mancando Liliu, che è il nostro principale terminale offensivo, ci è mancato un po' l'apporto di questi due giocatori. Abbiamo visto che ha ripreso più volte i suoi ragazzi, ma che ci sono stati degli imprevisti, che non hanno rispettato le tattiche, formazioni? No, vabbè, degli errori banali che, anche se tu non prepari durante la settimana, però uno che gioca da tanto tempo non deve fare. Non è che possiamo stare lì con un telecomando a fargli fare qualsiasi cosa, devono essere pure loro pronti a saper stare bene in campo. Coach, l'obiettivo da raggiungere per questo campionato? Il nostro obiettivo è sicuramente la salvezza, e io penso che, passando del tempo, sicuramente saremo una squadra in crescita, perché comunque ci abbiamo diversi giovani: Gattesco, Porfido, Di Manno, Giorgio Di Rocco, che è il primo anno che hanno questa responsabilità qua, di fare parte di un gruppo che fa la Serie B, e penso che nella seconda parte del campionato ci daranno una mano in più. Prima di concludere, l'ultima domanda: prossima partita contro, e se conosci i punti di forza o deboli di quella squadra? Allora, giochiamo contro Giulianova in casa, è un'ottima squadra, e noi cercheremo di fare il nostro meglio come nelle ultime due partite. Ecco, la prossima settimana rientra Liliu, che è il nostro principale terminale, quindi avremo qualche difficoltà in meno in attacco per cercare delle soluzioni per vincere la partita. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, e senza di quella si fatica. Ok, è stato molto gentile. Allora, in bocca al lupo per la prossima. Okay, grazie. Grazie.